molto il poliziotto Roberto Mancini. Roberto Mancini era un ottimo investigatore, che è stato uno dei primi a scoprire la terra di fuochi, a lavorarci su, e come tutte le questioni sconde che saltano fuori, lo Stato che fa? Le prende queste informazioni, le tiene in un cassetto e le chiude a chiave e non le lascia lì, mette tutto a tacere. Beh, noi abbiamo chiesto i funerali di Stato per questo poliziotto che è morto, è accertato questo, perché nelle sue indagini, e lui collaborava con la commissione di inchiesta civile dei rifiuti, della quale io farò parte se si decidono a farla avviare, perché stanno litigandosi le poltrone, e praticamente è venuto a contatto con dei rifiuti tossici, si è ammalato di leucemia ed è morto, questo nel giro di qualche mese. Bene, hanno riconosciuto questa invalidità, questa causa, adesso con il suo lavoro, e lo Stato ha pensato bene, il Ministero degli Interni, di risarcirlo di ben 5.000 euro. Quindi questo è stato il risarcimento. La Camera dei Deputati, per il quale ha lavorato diversi anni, gli ha detto: ma tu fai parte del Ministero della Polizia, il Ministero degli Interni, ti hanno dato questi 5.000 euro, arrivederci e grazie. Abbiamo chiesto... Roberta Lumati in particolare, che stiamo a fare l'assessore, ha chiesto i funerali di Stato, Alfano ce l'ha concessi. Bene, siamo andati al funerale e dello Stato non c'era nessuno, c'eravamo dei politici, c'eravamo io e Roberta Lumati e Federica Daga, quindi questo è dire insomma come lo Stato, come queste persone che sono morte svolgendo il proprio lavoro, cioè servire lo Stato, vengono dimenticate. E poi quindi c'è chi muore di lavoro, c'è chi il lavoro lo perde e c'è chi in questi giorni invece farà un nuovo lavoro, che è Berlusconi, perché adesso si deve fare l'assistente sociale e quindi la pena la smonteranno i malati che si dovranno subire Berlusconi in clinica, che magari non so, metterà il cadere, metterà la lesione di Forza Italia, e quindi questa è la situazione. Purtroppo chi serve il paese con umiltà e devozione viene abbandonato, chi invece delinque neanche i giorni di galera si fa, e questo purtroppo è il messaggio che passa, e questo è innegabile, e noi stiamo cercando di provare a fare questa piccola rivoluzione proprio partendo dal basso e arrivando dove siamo arrivati, e ancora siamo solo all'inizio, quindi ecco perché proseguire questo percorso con l'Europea è importantissimo. Per quanto riguarda il mio lavoro sui rifiuti, proprio probabilmente martedì uscirà un bel articolo sul giornale sul Tempo, e ieri uscirà l'intervista di Cerroni, che è un monopolista dei rifiuti, quindi gran parte dei problemi che avete anche qua sui rifiuti sono dovuti tutti a questo grande benefattore, come lui si definisce. Bene, le cose semplici, parlando di cose semplici, perché poi le rivoluzioni in Italia si fanno anche con le cose semplici, la cosa semplice qual è stata? È quella di noi che siamo andati a chiedere degli atti, di semplici atti, per quanto riguarda che sono atti pubblici, quindi ognuno di voi dovrebbe avere, invece se li chiedete voi non portate un cazzo, quindi questo è il paese reale. Se lo chiediamo noi che siamo onorevoli, perché così bisogna dire, mamma mia che caldo, ovviamente caldo, se li chiediamo noi qualcosina riusciamo a ricevere. Bene, quando questi atti che io ho chiesto, che poi si sono trasformati l'altro giorno in un'interrogazione, che dentro ho trovato di tutto, cioè l'impianto spostato di 50 metri solo sulla carta per farlo uscire dalla fascia protetta di sicurezza per quanto riguarda il Rio Galeria, non si può, c'è una legge che non si può costruire a 150 metri dall'argine, visto che stava a 100 sulla carta, però l'hanno fatto risultare a 150, questa è stata la nostra piccola scoperta. Oppure se io cambio il progetto, io ho fotovoltaico, se io cambio il progetto mentre vado in corsa, devo ricominciare da capo, io che sono un umile cittadino, giustamente cambio il progetto, ricomincio le pratiche da capo. Ebbene, lì invece gli hanno detto: ma ha cambiato il progetto perché il progetto in serie non funzionava, si sono affidati alla Regione Lazio, quindi è colpevole anche lui, quindi potete anche
lui ancora non c'era, e ha detto: ma questo progetto è cambiato, ma io ho il mio progettista che mi assicura che però è cambiato solo marginalmente, nella sostanza è sempre lo stesso. Ah vabbè, allora andiamo avanti. Stessa cosa per quanto riguarda la fascia di sicurezza, vabbè, ormai è costruito, possiamo andare avanti. E questo purtroppo, per ricollegarlo al sistema Berlusconi, è solo uno dei tanti, purtroppo questo sistema si vede in tutti i livelli, magari piccolo, più grande, in forme diverse, ma purtroppo è proprio la nostra cultura. Io infatti quando sono entrato in Parlamento, all'inizio non sapevo nemmeno dove fosse il bagno, poi abbiamo cominciato a dire, va bene, il sogno mio qual era? Entro in Parlamento e faccio le leggi belle che ci possono stare al mondo. Studiandole però queste le leggi che già ci sono, mi sono accorto che gran parte delle leggi ci sono e non sono neanche male, devo essere sincero. Il problema è che poi il controllore controllato e il controllante sono la stessa cosa. Questo è il problema di fondo, quindi è un problema soprattutto culturale, ecco perché non basta mettere la X e mandarci al Parlamento. Purtroppo è ancora più difficile la soluzione, perché bisogna cambiare proprio la nostra cultura e siamo tutti responsabili, perché la cultura nostra è la nostra, cioè siamo formata noi. Quindi più che mettere una X, lui vi ha detto che non mi chiederà la X, non è vero, perché lo chiediamo a tutti, anzi, in realtà, però mi piacerebbe che oltre a quella benedetta X, sarà pure fondamentale, per carità, l'ho detto anche prima, però fondamentale è il fatto di cominciare ognuno di voi a ragionare con la propria testa e soprattutto a darsi da fare. Prima vi dicevo darsi da fare, per esempio cito sempre il Novice, vabbè, il comitato di Albano. Che cosa gli serviva al comitato di Albano per questa battaglia? Quello che ho fatto io, cioè questo accesso agli atti, l'aveva chiesto all'epoca, non c'era un Movimento 5 Stelle, l'aveva chiesta al sindaco di Albano, che lì per lì non ne voleva sapere di andare, poi prestato alla fine è andato a chiedere questo atto. Nel frattempo che cosa è successo? È successo che il comune di Albano, Cerroni, ha detto al comune di Albano, con una sentenza, insomma, gli doveva dare dei soldi arretrati. E allora il sindaco è rimasto un po' così, è sparito dalla circolazione. Poi abbiamo scoperto il perché. E non si è neanche presentato a prendere questi atti a GSE, che è il fornitore di questo contratto. Perché? Perché il vice di Cerroni ha con una lettera scritto: ma scusa, ma noi ti abbiamo sempre trattato bene, adesso ci devi questi soldi, ti veniamo in conto, te li mettiamo a rate, perché devi romperci i coglioni con questo accesso agli atti? Che vuoi sapere? Che vuoi? E lui si è intimorito e non è andato a prenderli. Bene, la rivoluzione è stata quella, che poi era il Movimento 5 Stelle, che non deve rendere conto né a Cerroni, non deve rendere conto a nessuno, perché Cerroni finanziava, ha sempre finanziato tutti i politici, ma io adesso parlo di Cerroni e non ho già visto magari, però è bello che tutti i schemi si riproducono in tutte le varie situazioni. Lui ha detto: io non devo rendere conto a nessuno, sto lì, ho speso 140 euro, farò massimo con le legislature, probabilmente ne farò una sola, non lo so. E poi mi torno a fare quello che facevo prima, quindi io non posso, da regolamento che noi ci siamo dati, fare carriera politica. E questo mi permette di rassegnarmi in anticipo e di poter essere libero di poter fare quello che voglio, che ovviamente dovrebbe essere, e spero io di riuscirci, a fare quello che vogliono i cittadini, senza aver paura di fare carriera, di andare contro i poteri forti, perché se uno vuole fare politica e la fa per 60 anni, c'è gente che c'è andata in pensione a fare politico, ma secondo voi ha il coraggio di mettersi contro gli stessi che poi lo finanziano? Non lo fa, chiude un occhio. Bene, questa differenza, al di là dei nostri difetti, ce ne abbiamo tanti, il Movimento 5 Stelle secondo me è fondamentale per capire quanto noi siamo diversi da loro, e quindi io mi sento parte di questa rivoluzione, ne vado orgoglioso, tutti noi che facciamo parte del Movimento 5 Stelle nelle varie forme, livelli, dall'attivista fino al deputato, al parlamentare, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa e quindi dobbiamo portare avanti questo progetto. È arrivato Luca. Dai, su, si sta assando.
proprio yeah. lui. Grazie mille. Sì, è arrivato Luca Fusone e sarà con noi. Comunque hai finito di mangiare nel frattempo e quindi potete fare anche delle domande, perché sennò tutte le volte sempre noi parliamo 20 minuti, mezz'ora, un'ora diventa un comizio, quindi noi ci vantiamo sempre di non fare i comizi. Ti faccio compagnia. C'è qualche domanda? Allora fai la domanda e io la ripeto a tutti, col microfono, col filo, è un po' difficile. Non lo so, io faccio il mio sito. Allora, situazione una volta chiusa, aperta, non ci si capisce niente, chiudono ogni tre mesi praticamente. Allora, dovrei tediarvi per tre ore e mezza, no? Vabbè, riassumendo, ma la grotta non è chiusa e non chiuderà mai. Lo dicevo dagli anni 70. È chiusa la discarica, ma in realtà i rifiuti di Roma vanno tutti lì per essere trattati male, perché ci sono degli impianti che funzionano male, perché ma la grotta è chiusa, ma non l'ha chiusa il PD, ma la grotta, ma se ci fosse stato al governo il Partito dell'Amore l'avrebbe dovuta comunque chiudere, perché la comunità europea ci ha detto una cosa semplicissima, che il rifiuto non può andare tal quale, cioè come esce il sacchetto dalla casa nostra, non può essere messo in una buca come era Malagrotta, ma deve essere per forza prima pretrattata. E 30 anni di quella discarica, cioè che il rifiuto veniva semplicemente messo lì, non era legale, e quindi se non la chiudeva pagava lo Stato italiano. Io pensavo di aver pensato male, invece era così. Se fosse andata avanti la discarica di Malagrotta, lo Stato italiano doveva pagare 500.000 euro al giorno, capite benissimo che è insostenibile per tutti, e quindi chiunque fosse stato al governo avrebbe dovuto chiudere la discarica, perché sennò sarebbe successo il finimondo. La discarica è stata chiusa, a fatica è stata chiusa, senza un progetto dietro, perché ci si affidava sempre al monopolista. Il monopolista fin dai tempi della Democrazia Cristiana, riceveva dei soldi per fare il trattamento dei rifiuti, che vuol dire raccolta differenziale e ciclo-separazione. Non la faceva, quindi risparmiava, metteva tutto nella buca. Quei soldi che risparmiava, a parte se li teneva in 30 anni è diventato uno, ha fatto un impero, una fortuna, e parte li ridava indietro alla politica, quindi c'era un finanziamento illecito di soldi pubblici, perché la politica li dava e in parte li ritornavano. E questo sistema, se leggete nelle carte, ci hanno mangiato tutti, democristiani, comunisti, fascisti, perché c'era neanche da tutti quanti per 30 anni. Adesso questo giocattolo si è rotto senza le soluzioni, e quindi tutti i rifiuti comunque vanno lì a Malagrotta, perché è l'unico che ha, insieme a Ama, che c'è ancora degli impianti di pretrattamento, però funzionano male perché sono stati costruiti per non funzionare, funzionano male, e poi una volta pretrattati non sanno più dove metterli, quindi in parte li mandano al bagno, in parte all'estero, in parte sono di là. Fatto sta che noi, anche se fosse possibile, e lo è, guadagnare dei soldi dai rifiuti, lo Stato, cioè il comune, amministrazioni, quindi anche Ama, che gestisce i rifiuti a Roma, non ha mai guadagnato niente, è andata sempre in perdita perché si è occupata solo della raccolta, e non c'ha gli impianti, e quindi in questa situazione sanno comunque tuttora che è condannato e che sta sotto processo per altre cose, stanno tuttora pendendo dalle sue labbra del monopolista, e quindi questa è la situazione.